Quanti errori ha fatto Alessandro Haber e ha cercato poi di rivedere la sua vita? Ma errori si fanno, sono importanti anche gli errori per capire anche gli sbagli che fa, insomma. La vita senza errori non è vita, insomma. Io non sono contro la perfezione, ma certe volte li fai per tanti motivi, per la tua inesperienza, per la tua voglia di metterti in gioco, ma anche perché poi io ho un carattere, per esempio, che ho sempre detto quello che pensavo, per cui certe volte ho anche esagerato, insomma. Però li ho pagati, li ho pagati tutti, ma me ne sono ben contento, insomma. Ti rafforzano anche gli errori in qualche modo, ti danno modo di capire e di affrontare la vita in maniera diversa, volta per volta. La pesca può dare molti frutti, se si fa come dico io. Però. L'idea è nata da un mio incontro che ho avuto con un pescatore di Caeta. Durante la conversazione, quando ci siamo, lui mi ha riconosciuto, quindi è nata una simpatia. Durante la conversazione mi ha stupito molto la sua conoscenza per il cinema italiano, ma profondamente, cioè non solo il cinema italiano, ma addirittura Truffaut, Bergman. Mi ha stupito questa cosa, quindi quello, diciamo, che è stato lo spermatozoo del film, che poi io ho ricreato in una storia, in un contesto, per raccontare questo incontro, mantenendo cercando un'atmosfera pirandelliana. Quindi poi in questa atmosfera pirandelliana volevo mettere precarietà del lavoro, naturalmente amore per il cinema, l'amore, gli affetti e tutte queste cose qua. Io volevo solo un'altra anima che mi venisse a stringere la mano. Chi è il personaggio? Ma da quello che mi ricordo che ho fatto... Ma credo che sia un regista che ha deciso di non praticare più il suo mestiere perché ha i sensi di colpa, nel senso che... ha costretto la sua compagna, che era protagonista del film, non era contento di una scena che era venuta, allora la costringe di tornare sul set, per cui di fare un viaggio. In questo viaggio lei ha un incidente e muore sia lei sia la figlia. Allora, dato che poi la scena invece era venuta bene, anche quella che aveva girato, allora si sente in colpa di questa sua decisione, che era un perfezionista, e allora smette di vive con questo senso di colpa per tutta la vita, si richiudendosi nella sua casa, nella sua villa, con questo rimorso. Per cui è un personaggio doloroso, un personaggio, diciamo, drammatico, e vive con questa ansia e questa, e si lascia andare fino a cercare un po' la morte, ecco, insomma. Avrei voluto girare negli anni 50, cioè portare la storia agli anni 50, questo non si poteva fare perché lievitava il costo, però me ne sono fregato della tecnologia avanzata, non ho messo cellulari, non ho messo computer, non ho messo nulla, audacemente ho messo addirittura una lettera regolarmente scritta e regolarmente imbucata in questa buca delle lettere, che ormai è un pezzo da museo, no? Possiamo dire, ecco. E questa è la settima onda, fatto tutto col cuore, con pochi soldi, con l'amore per il cinema, e spero che il pubblico metta tanto amore per il cinema e tanto cuore e che lo venga a vedere. La storia di Danino non è purtroppo drammaticamente una storia molto attuale? Beh, la sofferenza è attuale sempre, anche tra 100 anni sarà attuale, e la sofferenza è purtroppo la nemica maggiore dell'umanità, insomma, no? Perché è difficilissimo essere proprio felici a tutto tondo, a 360 gradi, e rispetto alle sofferenze, rispetto ai fatti negativi, la felicità, la gioia e le belle cose che succedono sono proprio un decimo, penso. Se lui è uno che ha problemi di lavoro, insomma, fa il pescatore e ha questa passione per il cinema, allora cerca di conoscermi, mi conosce ed è, diventa quasi come mio figlio, diventa quasi, per cui tutto ciò che rimane, non sa, lui, questo regista non sa a chi lasciare, lo lascia a lui perché sente questa predisposizione, questo grande amore verso il cinema, verso questa settima arte, vera, sincera, e allora capisce che questa persona in qualche modo lo aiuta anche, insomma, a sopravvivere.
e gli lascerà tutto, gli lascerà. Ma no, il cameo è stata una cosa che mi ha spinto il set a fare una cosa che io non volevo fare. Nel prossimo film che girerà a ottobre non mi vedrete, promesso. Beh, potrebbe essere una firma, no? Come altri registi. No, è quella, lasciamola Hitchcock, sta roba.